Francesco Freo, cos'è che non va in questa piazza? Diciamo che ci sono tante cose che si potrebbero sistemare, tantissime cose, fin dai tempi antichi, mai nessuno si è preso cura di questo spazio, che è uno spazio che anticamente dicevano che era l'anima di Acerea, però alcuni, la maggioranza delle amministratori passato, non ha mai speso un centesimo o non ha mai dedicato del tempo a capire che significa l'anima di una città. Non l'ha capito, perché forse non vive, non ha mai vissuto Acireale come centro storico, perché sono state ultimamente persone di fuori, persone di Piano d'Appi, persone di Aceplatani, non per offenderle, perché sono luoghi belli anche per le loro caratteristiche, più belli in un certo senso della pescheria. Poi la pescheria ha una storia. Allora, la storia della pescheria è da difendere e nessuno mai l'ha difesa. Oggi quali sono i problemi? I problemi oggi sono l'ordine. L'ordine che non è mai esistito, perché c'è purtroppo una mentalità che ancora non ti posso dire se è più arretrata di quella dell'Africa, perché non si riesce a capire come mai, con tutte le leggi che ci sono a disposizione, nessuna amministrazione ha saputo mettere in ordine sia i posteggi, sia la viabilità che è completamente abbandonata a se stesso, e anche poi tutto il resto, l'arredamento, zero arredamento. Qua io che mi ricordo io è 50 anni che sono io 50 anni, quindi 45 anni che non viene speso una lira. E la polizia com'è della piazza? Ma la polizia, diciamo che si sforzano di fare del loro meglio, però ancora la città sotto questo punto deve maturare, cioè i cittadini devono maturare, perché i ragazzi vengono a fare polizia, però la collaborazione non è che è così tanto, degli esercizi, delle persone private, non è che si può dare la colpa solo alla polizia, perché vengono, però quando trovano sempre confusione, non ci sono posti adatti a fermarsi, tutto capre mura. Quindi il disordine crea una serie di un indotto di cose sbagliate. Ma il fatto che passano qua le macchine così vicino al cibo è una cosa che voi gradite oppure si potrebbe migliorare? No, non l'abbiamo mai gradita. Però se prima c'è il Duomo chiuso, era una cosa logica, perché se chiudevano anche qui si paralizzava totalmente. Ora che il Duomo è aperto, se c'è un piano di viabilità buono, se qui la chiudono è una cosa spettacolare, però ci dobbiamo mettere degli alberelli, una fontanella per bere le persone, dei cestini dove i turisti devono buttare la carta, le sigarette, perché cara, non esiste questa cosa. La politica nei muri, si chiamano i proprietari dei muri. Insomma, riqualificare. Ecco, delle sale cinesche dove appicciano carte così, va, e tu li puoi inguaciare. Si chiama e si chiama, anche i proprietari devono assumersi la propria responsabilità di tenere il proprio luogo pulito. Però deve essere una cosa regolare, non che vengono vigili urbani, si spozzano di fare il suo lavoro, però vengono una volta l'anno. Quindi possiamo dire più controlli, più pulizia, più arredo urbano? No, più regolare significa, non ti dico ogni giorno, ma due volte al giorno. Per un periodo, poi le persone si abituano e diventa una cosa normale. Ma se non c'è questo periodo, è come quando fu un periodo di casco e moto, ti ricordi? Non si mettevano tutti, poi ci fu un controllo regolare e ora si mettono tutti. Per cui è la stessa cosa in altre cose. Il controllo li fanno una volta l'anno. Come si abituano queste persone? A non rispettare i segnali, i motorini, macchine. C'è tante cose in prospettiva da migliorare, perché il potenziale è immenso, cacciavacela, soprattutto questa zona centrale. Molto gentile, grazie, buona giornata.